l'hanno promesso adesso, addirittura al lavoro quando ci hanno trasferito qua. Una proroga che ha un senso, magari riusciamo a risolvere qualche problema. Ma la proroga l'avete già avuta? L'atto è stato notificato a novembre, ottobre. Sì, sono usciti i bandi per le case d'emergenza e non li hanno fatti rientrare. Questa è un'altra proroga. Certo, e non sono rientrati in quell'emergenza abitativa perché non c'erano le case disponibili. Adesso c'è un nuovo bando che uscirà a fine marzo. Se riusciamo ad avere un tempo ragionevole, si può pensare anche di trovare una soluzione e chiudere la faccenda. Se chiediamo una proroga di un mese, se andiamo qua tra un mese, i signori comunque in mezzo alla strada non ci finiscono. Allora facciamolo a un mese. Allora, mi dice solo una data, perché diciamo martedì o un giovedì? Martedì sì, tra un mese, perché non ho ricordo, basta che non c'è una violenza, non potrà tutti 30 giorni. Tra un mese è inutile che date la proroga, oggi perché si blocca di nuovo la strada. Oggi è il 21 ed è un martedì. Sì, 21. Quello è marzo, però. Perfetto, martedì è 4, 11, 18, 20. Marzo perfetto. 25. 20 marzo va benissimo. 25 febbraio. 25 febbraio ci ritrovate di nuovo qua. Con una bella nevicata, i bambini. Il signor Luca Cirucci, per il settore l'avvocato primo.